Inizio a questo 17° anno della scuola di pace, siamo ormai quasi maggiorenni, questo ci incoraggia perché non è stato magari facile all'inizio, ma abbiamo sempre avuto il sostegno del Vescovo Vittorio prima e del Vescovo Armando adesso. Magari alcuni temi qualche anno fa erano un po' più difficili, oggi credo che con Papa Francesco stiamo andando molto tranquilli. Come vedete, i temi anche di quest'anno cercano un po' di toccare quelli che è il sottotitolo della scuola di pace, che abbiamo sempre inteso la pace in senso molto ampio, quindi oggi toccheremo il tema della pace e della non violenza, potremmo dire, ma poi avremo un incontro sulla custodia del creato, i cambiamenti climatici, avremo un incontro sulla cittadinanza responsabile e sulla giustizia. Sono un po' i temi che andiamo sviluppando in questi anni. Il nostro Vescovo è qui presente, ne siamo molto contenti, anche se poi ha detto che il sabato ovviamente è un giorno un po' difficile, quindi alle 5:30 ci saluterà. Però è importante così essere incoraggiati. Dico ancora alcune parole, forse anche qualcuno arriverà in ritardo perché quest'anno abbiamo anticipato di mezz'ora rispetto all'anno scorso, magari qualcuno dava per scontato che era le 4:30. E quindi arriverà un po' più tardi. Come sapete, oltre alla scuola di pace che è attiva da 17 anni, ormai da molti anni è attiva anche la Sala della Pace, che è un luogo, un centro di documentazione e anche di azione, di attività, di iniziative, per cui è un luogo e sta esattamente dietro l'ex schermo, se volete, del Gonfalone, quindi presso la Caritas diocesana cittadina. E quindi è un luogo dove un po' tutti, ma in particolare magari i giovani, possono andare a fare delle ricerche, delle tesine, e quindi un materiale veramente talmente interessante, talmente ampio che le stesse biblioteche comunali ci hanno chiesto di poter avere un interscambio proprio per poter arricchire l'offerta di documentazione che manca nelle biblioteche principali. All'interno della Sala della Pace sono attivi da tanti anni e ogni anno dei giovani in servizio civile che sono anche qui presenti, attraverso i quali è stato possibile anche formare dei giovani che oggi sono anche poi attivi alla Scuola di Pace. Questo credo sia importante per non fare in modo che una cosa nasce, ma poi se non c'è qualcuno che la prende in mano e la tira avanti c'è il rischio che muoia. Facciamo anche tantissimi incontri dentro le scuole, nelle tematiche appunto della scuola, quindi se ci sono insegnanti, se ci sono persone che conoscono insegnanti, ecco, noi siamo molto disponibili a fare interventi nelle scuole, direi di ogni ordine e grado. Io ne ho fatto uno persino all'asilo, quindi non c'è proprio limite di nessun genere, e vi devo dire che sono stati incredibilmente attenti e con domande assolutamente pertinenti, quindi non c'è età, diciamo, che possa impedire di ascoltare e di formarsi su questi temi. Detto questo, credo possiamo direttamente passare all'incontro. Oggi sarà Andrea che guiderà l'incontro e sarà lui quindi a introdurre i nostri ospiti e a appunto introdurre l'incontro. Aggiungo solo una cosa: durante l'anno, a parte questi quattro incontri che sono, diciamo, quelli canonici della Scuola di Pace, spesso facciamo altre iniziative, ce ne sarà una a marzo molto interessante, quindi vi invito a lasciare un vostro indirizzo, recapito, mail o telefono, in modo da essere sempre avvisati su tutte le iniziative che facciamo, che ripeto, oltre a questi quattro incontri che facciamo ormai da tanti anni, durante l'anno abbiamo tante occasioni per ulteriormente approfondire questi temi. Vi ringrazio, lascio la parola a Andrea. Intanto che introduciamo, allora, solo qualche piccola parola, perché non voglio togliere tempo a chi è venuto apposta da Arezzo, si è fatto un po' di ore di macchina per provare a raccontarci quello che è Rundine in questi mesi, cercando di organizzare la giornata di oggi, cercando di scendere nei dettagli. Io sono andato molto sulla fiducia, nel senso che un pochino mi è stato detto che era un'esperienza bella, e quindi io per primo mi sono messo a provare a cercare, a capire cosa fosse esattamente Rundine, e che io oggi voglio ascoltare. Sono
Sono curiosissimo, sono molto curioso perché siamo stati insieme a pranzo con Francesco, con Steve, con Alex e in poco più di 2 ore sono riuscito, penso, a percepire quello che un frammento di quello che è Rondine, un frammento della bellezza in quello che mi hanno raccontato così in maniera molto semplice, che adesso invece ci racconteranno in maniera ancora più approfondita e più bella. Si percepisce il bello del dialogo, il bello del mettersi insieme, perché io adesso lo riassumo in maniera un po' semplice, poi voi direte meglio, scusatemi. Fondamentalmente l'idea alla base di Rondine è mettere insieme, è vivere insieme, è vivere a contatto con l'altro. Quando si vive a contatto con l'altro si scopre che l'altro è solo un'altra persona, non è un nemico, non è una persona che mi odia, ma è una persona come me, accanto a me. Questo penso che sia davvero quello che ho percepito io. Adesso però lasciamo che ci raccontino loro, e inizieremo con Francesco, che è un operatore di Rondine, e ci racconterà un pochino, ci introdurrà. E poi ecco, avremo Steve e Alex, che invece sono due studenti che in questo momento vivono a Rondine e che invece ci racconteranno, perché l'idea di oggi è di vivere un'esperienza concreta di pace. Un anno fa, per il primo incontro, avevamo Serving qui con noi e un'altra esperienza molto concreta di pace. Oggi un'altra esperienza ancora concreta, la pace. Come si fa la pace? Ascoltiamo quello che si raccontano. Grazie. Buonasera. Io dirò poche parole, perché poi quello che davvero è interessante di Rondine sono, no, le testimonianze e i punti di vista degli studenti che vivono a Rondine per 2 anni. Rondine è un piccolo borgo alle porte di Arezzo, che è un borgo medievale molto piccolo, che negli anni 70 è stato ristrutturato da una comunità di persone e nel 1998, in seguito a varie esperienze, è nato lo studentato. Come è nato lo studentato e cosa è? Essenzialmente è, parole molto semplici, 2 anni in cui vengono invitati studenti e studentesse da paesi in conflitto tra di loro, o con conflitti interni, come ad esempio il Mali o la Nigeria. Dentro a Rondine in questi 2 anni hanno la possibilità di frequentare un master post-universitario a Siena, Arezzo o Firenze, e contemporaneamente fare il percorso del metodo Rondine, ossia, come già un po' anticipato Andrea, che ringrazio per quello che ha detto, per averci ospitato e per ospitarci, un percorso di consapevolezza di se stessi prima e successivamente un percorso di relazione con quello che è il nostro nemico. Quindi arrivano a Rondine con un nemico e con un'idea del nemico e speriamo che poi dopo 2 anni se ne vadano con un'idea molto diversa. E l'obiettivo di questi 2 anni è speriamo che questi ragazzi poi tornino nei loro paesi e in qualche modo divulghino questo pensiero. Si parte, no, un po' dalla ricerca del nemico che abbiamo anche dentro di noi, quindi c'è un lavoro abbastanza profondo su se stessi e un lavoro di relazione con gli altri, continuo, i momenti strutturati e formali e i momenti destrutturati e informali, perché vivono insieme, dormono insieme, mangiano insieme, quindi ci sono i conflitti che tutti i giovani che si trovano a vivere insieme vivono, quindi chi pulisce le stanze, chi lava i piatti, chi organizza, chi è in ritardo, chi è puntuale, chi è presente, chi è non casualmente, assolutamente. Invece altri momenti più strutturati, quindi proprio di gruppo, hanno una formazione che ogni anno viene ripensata un po' in base a chi è dello staff, dalla direzione e un po' anche dall'evolversi poi della politica mondiale.
Questo è lo studentato che, ripeto, nasce nel 1998 e vi racconto una breve storiellina che rende l'idea. Furono chiamati tre ragazzi russi e due ragazzi georgiani per vivere insieme e, in un momento di conflitto molto aspro, e dopo pochi giorni una parte decise di andarsene, e il motivo era perché non volevano lavare i vestiti nella stessa lavatrice del nemico. E quello che il presidente Franco Vaccari disse loro era: se volete stare all'ordine, la lavatrice è una, quindi o tenete panni sporchi oppure li lavate nella stessa lavatrice. E da lì è iniziato, e vi garantiamo che tutt'oggi la lavatrice sono due, perché i ragazzi sono aumentati tanti, ma lavano i vestiti tutti insieme. Un altro progetto molto interessante che è nato nel 2015, e di cui qui abbiamo anche due esponenti, è il quarto anno d'eccellenza, ossia il quarto anno del liceo classico scientifico delle scienze umane, e che può essere fatto a rondine, quindi fanno il percorso curriculare come al liceo e poi frequentano il progetto LIST, si chiamano, quindi è questo viaggio che i ragazzi liceali e le ragazze liceali fanno per in qualche modo avvicinarsi ad essere operatori di pace e divulgare un po' questo modo di pensare. E qui abbiamo due genitori di una ex studentessa e di un attuale studente. E poi abbiamo tantissimi altri progetti, uno del quale oggi, se avremo tempo, vi parleremo, è un progetto che si chiama Leader for Peace, e poi ci parlerà meglio Steven, immagino, comunque abbiamo anche un video da farvi vedere. È un progetto dove cerchiamo di coinvolgere i paesi delle Nazioni Unite a che devolgano dei soldi ad azioni di pace piuttosto che investimenti sulle armi. Quindi per esempio il costo di un fucile devoluto a un progetto, a uno degli studenti di Rominger. Abbiamo anche molti altri progetti minori, tanta formazione e tanti campus per studenti che tutti gli anni vengono. Io vorrei farvi vedere ora due video che sono stati girati a Rondine per introdurre ancora meglio di come faccio io, perché è molto poco che lavoro a Rondine, sono pochi giorni, quindi credo che dal video si riesca a vedere meglio. E poi principalmente abbiamo qui due persone, quindi Alex che è al primo anno e invece Steven che è al secondo anno, è addirittura d'arrivo dalla Georgia e dalla Nigeria, quindi due testimonianze abbastanza importanti, credo. E quindi dopodiché, se voi volete, potremo fare un dibattito, domande, interventi, quello che vogliamo. Quindi inizio con un video di presentazione di Ronke. Sì. C'è la cartella aperta sotto. Quindi questo è un video di 2 minuti e poi ce n'è un altro di 10 che va un pochino sul... magari non ci spostiamo di prima. C'è un piccolo borgo di origine medievale in Italia, nel cuore della Toscana. Per conoscersi, confrontarsi, capire il punto di vista dell'altro facendo ciò che è casa loro, sarà
sono 180 i giovani che si sono fermati a Roma e oggi sono agenti attivi del cambiamento planetario, impegnati nella costruzione della pace. Ma stanno chiamando i loro popoli per dialogare, qui, a Roma, per fare ciò che loro hanno fatto, incontrarsi e ricostruire una nuova visione, insieme. Giovani che chiamano altri giovani per dialogare e costruire un ponte tra i popoli. Attraverso un percorso di alta formazione si ritrovano alla stessa tavola e scoprono che il nemico oggi è diventato il loro migliore amico. Quando si sono incontrati non hanno voluto nemmeno stringersi la mano. Al momento di salutarsi non hanno potuto fare a meno di abbracciarsi. In quell'abbraccio è rinata la fiducia. In quell'abbraccio è rinata la fiducia e la speranza per guardare insieme il futuro. Adesso lo sanno, la pace è possibile. Ora è il momento di costruirla insieme. Questa è la presentazione. Prima di venire a Rondine avevo già un sogno di cambiare tante cose nel mio paese. A Rondine ognuno di noi ci è arrivato anche in modi diversi, l'abbiamo affrontato in modi diversi, ma poi per ognuno è diventato casa. E tuttora quando torni dopo 9 mesi ti si apre il cuore appena vedi la salita con le bandiere, credo non ci sia cosa più bella. Rondine è stato un posto dove ho avuto la possibilità di conoscere la vita meglio. La nostra guerra non è una guerra tra paesi, è una guerra tra di noi, i tribù. È una guerra pericolosa. Appena in questo momento sta piovendo, è nata una giù in discesa. E ci ricorda che la vita è proprio come l'acqua, trova sempre la strada, la trova. Però la trova passando sempre, in ogni istante, attraverso un conflitto. Vengo dell'Africa, la comunità per noi è
molto significativo, ma la differenza è che in Mali siamo tutti maliani, ma qua siamo diversi. Voglio essere una personalità famosa, essere un ambasciatore della pace, per esempio, e di un cambiamento della mentalità della mia società. Perché la mia madre non ha avuto la possibilità di andare a scuola. Un giorno ho parlato con lei dell'educazione per andare a scuola. Lei ha fatto tutto perché io posso essere educata. Ha piangiato. Questo era molto forte per me. Adesso io voglio fare due lavori. E studiare per mia mamma, anche per me e per gli altri ragazzi del mio paese. Io il mio amico non lo conoscevo, solo sentivo che c'era un nemico, sentivo il nome, ma che è? Non lo so, sono venuto qui infatti per conoscere questo nemico, sono venuto a Londra per sapere chi è questo nemico di cui ho sentito tutta la mia vita. E per 24 anni ho sentito di qualcuno che non conosco. Una bella opportunità per cambiare qualcosa, così la gente inizia a sentire delle cose che non ha mai sentito. Era l'estate del 2014. Ho pianificato la vacanza per tornare a casa dopo un anno a rondine. In Israele c'era la guerra a Gaza. Mi sembrava assurdo di aver paura di tornare a casa, che è il posto più sicuro che hai, no? E mi sono svegliata per l'allarme che suona quando bisogna andare nel posto sicuro e sentivo i bombardamenti e sentivo paura immensa che non sai dove devi andare, cosa devi fare. E sono uscita con la mia famiglia e con i miei vicini di casa, siamo andati dove sta più sicuro. E c'era un momento in cui, sai, quando c'è quel silenzio, no? Che sai che ok, io sono a posto. E nel quel momento ho sentito che i miei pensieri andavano ai miei amici palestinesi che ho conosciuto qui a Londra, che in quel momento era io sono al sicuro e loro stanno al sicuro in questo momento, e sentivo forte voglia di prenderli dovunque siano e metterli insieme a me, sapendo che sono protetti. Poi invece il conflitto, se si impara a conoscerlo, prende aggettivi diversi, fino a diventare addirittura l'opposto, creativo, generativo, è la possibilità della vita. Ma sempre, sempre, non è mai una passeggiata. Il nemico non esiste, ma è la relazione che si è ammalata, non è l'altro che ha tutto il male. Non è l'altro la minaccia, ma è la relazione costruita che si è ammalata e che ha generato la minaccia e i sentimenti minacciosi. Io penso che aver fatto Rondine in questo anno di cambiamento mi abbia aiutato tantissimo. Noi abbiamo la frase, sì, il cambiamento che deve essere nel mondo di Gandhi. Non lo so, una cosa stupida, ti cade la cartaccia per terra e tu dici, cavolo, però sono in bici, cosa faccio? Mi fermo, devo fare... Tu non ci pensi neanche, ti fermi, torni indietro, prendi la cartaccia, la metti in tasca e riparti. Penso che una volta finito Rondine tu abbia ancora gli strumenti per continuare a stare dentro di te. E forse una delle cose più preziose che Rondine ti dona è scoprire la tua interiorità, accettarla e voler sempre andare avanti, voler sempre continuare a conoscere, ad aprirsi agli altri. Adesso sono un professore dell'università. Sono capo di
dipartimento di marketing. Ho vinto questa sfida perché nel nostro paese è difficile di avere giovani come me che fanno professore nelle università. Quindi è una cosa grande per me. Parlo dell'International Peace Lab, è la rete che unisce tutti gli ex studenti di Londra. Ora siamo 170, dai Balcani, dal Caucaso, da Stati Uniti, da India, Pakistan, dall'Africa, abbiamo Mali, Nigeria, Sierra Leone, Medio Oriente, andiamo con la concretezza, con la prova che si può lavorare insieme, due parti in conflitto, per un bene comune, per una crescita della società, per una inclusione, per evitare dei conflitti. Abbiamo perso la fiducia. Abbiamo perso la fiducia che quel che siamo è abbastanza. E che quel che è l'altro e va bene, senza che noi dobbiamo sistemare o modificare o va bene, siamo una macchina perfetta, non esiste un essere creato come l'essere umano e ci proviamo in continuazione a cambiare e questo genera guerra. Se io ho paura della tua religione perché non è come la mia, allora cerco a cambiare la tua identità. È certo che questo ti darà fastidio, è certo che questo ti farà paura di perdere quel che sei e quindi di volersi proteggere. Invece il mio ruolo, e credo che il ruolo di ognuno di noi, è di custodire quel che siamo e custodire quel che è l'altro. Buonasera a tutti. Prima mi scuso oggi, no, non parlo di più, non parlo bene italiano, ma proverò un po'. Allora, come lui ha detto, mi chiamo Steve, vengo dalla Nigeria, quello che noi diciamo sempre a Rondine, perché incontriamo diverse persone ogni giorno, ma ci sono le persone che non sanno che io ho 28 anni. Ho studiato idrologia in Nigeria per 5 anni prima di venire qua, ma qui ho fatto un master in geotecnologia ambientale in italiano, quindi potete immaginare che era difficile per me, ma ho già finito. Allora, siamo qua per condividere con gli altri la nostra esperienza, che noi pensiamo che è una cosa che non possiamo tenere da noi stessi, dobbiamo condividere con gli altri. Allora, sono cresciuto in un ambiente pieno di vita, un ambiente con cui ci sono tanti, molti bambini con cui giocare ogni giorno, senza paura, senza niente, senza il pensiero di se ci sarà qualcosa che succederà che può cambiare tutte le cose che abbiamo creduto. Ma fino a un giorno che qualcosa è successo che io non posso dimenticare. Posso ricordare un giorno in cui eravamo piccoli e stavamo tornando da scuola, io, la mia madre e anche la mia sorellina.
Immediatamente abbiamo visto le persone correre in direzioni diverse. È come le persone che... Scusa, è un po' difficile di raccontare. È come le persone inseguite da animali selvatici. Mi ero perso in tutto lo cimiero perché questo stava succedendo in fretta, anche non ho capito perché ero 7 anni. Di subito la mia mamma ha detto a me perché quando quello stava succedendo mi ero perso, come ho detto prima, fino a quando il pianto della mia sorellina mi ha riportato alla realtà. Quindi a un certo punto abbiamo dovuto nasconderci dietro un edificio. Lì ho visto una folla di persone che cantavano lontano da noi. Ma ho chiesto alla mia madre, ma perché loro cantano con bottiglie anche coltelli in mano? La risposta della mia madre era alle creme. Rotolanti dal suo occhi, mentre è diventata senza parola. Per la prima volta ho visto la mia madre molto spaventata, perché normalmente noi, che quando eravamo piccoli, pensiamo che la nostra madre è come Superman. Quindi non penso mai che ci sarà un giorno che io vedrò la mia mamma così, che è molto spaventata. E subito lei ci ha riportato a casa. Quando siamo arrivati a casa, abbiamo dovuto spegnere le luci e chiudere sia le finestre anche le porte. Anche non sapevo perché noi facciamo quello, ma io penso che è una cosa necessaria da fare. Quindi ho aiutato la mia madre di sovvegliare la mia sorellina. Ero piccolo, ero bambino, quindi ero curioso di sapere quello che stava succedendo intorno a me. Sono andato a vedere da una piccola apertura della finestra, così quello che stava succedendo fuori. È lì che ho visto una cosa che mi fa paura, ma anche oggi fa parte della mia motivazione di essere qui in Italia, in rondine. Ho visto un uomo che correva dietro una donna con un macete. E lei è caduto proprio in fronte della nostra casa e l'uomo coperta con questo macete sul suo collo. Ero piccolo, quindi quello che ho notato è solamente c'è un liquido rosso che è venuto. Ho visto che lei ha smesso di muoversi. Potevo sentire il mio corpo tremare, anche la mia temperatura di subito aumentava. Mentre stavo per urlare, ho sentito le mani della mia mamma intorno alla mia bocca. Questa situazione è durata per tanti giorni. Quindi non potevamo andare a scuola, non potevamo vedere i nostri amici. Abbiamo dovuto rimanere in silenzio. Anche pensate per i giovani e per i bambini, non possiamo, bambini che non possono dire niente, non possono giocare a casa, è una cosa un po' strana. Quindi alla fine abbiamo scoperto che c'erano molte persone che sono morte. Quello è per noi una guerra tribale, un conflitto tribale. Immaginate una nazione così con 200 milioni di persone. Certamente ci saranno conflitti per motivi diversi. Ma questo ha portato
alla Siria dei problemi che noi a casa stiamo vivendo. Ma la cosa che è molto importante è il trasferimento di informazioni da una generazione all'altra, che portano odio, rabbia, violenza. Questo ha costruito un muro tra diverse tribù, quindi ha creato una relazione, un rapporto immaginario, senza di noi di sapere chi è la persona dietro questo muro, senza di sapere chi è la persona, se quella persona è stessa come noi oppure no. Abbiamo questo pensiero da quando abbiamo avuto la nostra guerra civile tanti anni fa. Quindi questo è il nostro problema. Abbiamo creato un rapporto immaginario invece di avere un rapporto concreto. Quando sono cresciuto, quando ero all'università, perché io sono una persona che non mi piace quello che stava succedendo intorno a me, volevo fare qualcosa ma non lo so come si fa. Abbiamo iniziato con un gruppo, ho creato un gruppo, stiamo parlando, parlavamo insieme, troviamo un modo di fare qualcosa per cambiare alcune cose a casa. A volte abbiamo fatto come oggi, una conferenza così con i giovani per parlare con loro, perché loro devono accettare anche gli altri. Ma mentre cercavo per un buono piattaforma, anche un buono modo di fare questo, ho sentito di Rondine, davvero ero contento, perché l'idea di Rondine è quello che io cercavo. Quindi ho parlato con il mio babbo, c'è una cosa che lui mi ha detto che non posso anche dimenticare. Lui ha detto: tu fai questo non solamente per te, non solamente per la comunità, ma per i paesi in generale, quindi puoi andare. Ho fatto la scelta e per me, io dico sempre che questa scelta è un sacrificio per me, di prendere 2 anni dalla vita dei giovani per fare qualcosa non per se stessi ma per le altre persone è davvero una cosa difficile. Quindi siamo qua, abbiamo iniziato. Il problema è che, come lui ha detto, veniamo da diversi paesi, quindi parliamo diverse lingue. Qualcuno parla inglese, qualcuno parla russo, qualcuno parla spagnolo. Davvero era difficile. Se vogliamo dire io ho fame, qualcuno dice I'm hungry, gli altri dicono altre cose. Quindi era un po' come si dice, non lo so, un po' confuso. Ma Rondine ha fatto una cosa bellissima che io tengo con un valore grande. Abbiamo iniziato con una lingua generale. È come i bambini che crescono insieme con una lingua. Perché a Rondine abbiamo incontrato tantissime cose, ma le cose che è molto importante per noi, sai che noi lavoriamo sui trasformare del conflitto senza violenza ma con dialogo. Per avere dialogo ci sono alcune cose che hai bisogno per avere questo. Una delle cose che hai bisogno è la relazione. Quindi a Rondine, per avere le relazioni, dovete avere a volte una lingua per parlare tra di voi. Io ho iniziato con l'italiano. Ecco, adesso parlo un po' di italiano. Adesso io con qualcuno, un studente di russo, possiamo parlare tra di noi. Possiamo dire anche condividere i nostri idee, la nostra percezione, per capire anche le altre persone. Rondine darci 2 cose importanti che non abbiamo avuto nei nostri paesi. Spazio con tempo. Spazio per passare tempo insieme. Se per avere un rapporto immaginario è solamente così, io rimango qua, qualcuno è Arezzo, io posso immaginare come lui pensa, come loro vivono, senza capire bene la realtà lì. Ma
anche posso fare la scelta di andare lì per capire, per passare tempo con loro, di capire come loro vivono, anche come loro pensano. È quello che noi facciamo a Rodin. A casa non passiamo tempo insieme, solamente immaginario. Immaginiamo che questa persona è così perché a causa dell'informazione che abbiamo ricevuto dalla generazione prima di noi. Quindi con lo spazio, anche il tempo, abbiamo passato tempo insieme. Durante questo tempo abbiamo capito che questa persona è diversa da me, ma la diversità è una cosa bellissima. Bellissima nel senso di questo. Allora, c'è un esempio che io faccio sempre. Se ho, c'è una domanda così, quindi ho forse una soluzione di questa quella domanda. Immaginiamo che qui a Rondino, se io faccio questa domanda a voi, potete dirmi diverse soluzioni riguardo questa domanda. Quindi alla fine di questo tipo della conferenza ho più di 60 diverse soluzioni. Quindi per me questo è una cosa molto molto interessante, importante anche. Ci sono due cose che io mi penso personale, che mancano nel mondo oggi. Rispetto anche amore. La rondine è qualcosa che lavoriamo sempre, sempre, sempre. Quindi, abbiamo fatto due cose. Sviluppare la competenza, dopo sviluppare la personalità. La competenza come si fa? Facciamo sempre la formazione. Formazione su diritti umani, leadership, team building, come si sentire degli altri. In inglese c'è la differenza in inglese to hear and to listen. Per noi facciamo listening per capire le altre persone. Anche se la persona è diversa da te, tu devi sapere come si dà rispetto a quella persona. Con questo, con tempo, la percezione, anche la personalità è cresciuta grande. Adesso quando io parlo con la mia mamma, lei a volte mi ha chiesto, chi sei? Hai cambiato? Il modo che io penso adesso è diverso. Perché adesso io posso tranquillamente accettare delle altre persone e capire che loro sono come io. Solamente vediamo le cose in diverse maniere. Rondine, due persone che vivono vicino a loro stessi, loro non possono incontrare mai a causa dei conflitti a casa, ma loro devono fare il viaggio per incontrarsi a Rondine. È una cosa bellissima. Non dico che è perfetto sempre, no, non possiamo vivere senza conflitti. È una cosa che il mondo deve capire adesso. Noi lavoriamo su due cose, due tipi di conflitti. Conflitto interno, personale, e un conflitto tra due persone. Sai che oggi, prima di voi di venire qua, c'è un conflitto che avete adesso a casa. Quale tipo della giacca io ho messo? Questo? No. Blu? No. È un conflitto, non sappiamo. Ma come si fare in reazione a questo è quello che è molto importante. Quindi per noi a Rondine, alla fine dei due anni qui in Italia, dobbiamo ritornare a casa per fare qualcosa, per condividere la conoscenza che abbiamo tenuto da qua. Io ho creato una citazione, non sono una persona grande, ma ho creato questo, perché la conoscenza è la nostra non per tenere, ma per condividere con gli altri. Abbiamo imparato le cose, tantissime cose, che io non posso dire tutte oggi.
Se voglio fare quello, ho bisogno come una settimana per spiegare meglio. Quindi, dobbiamo trovare un mondo per condividere quello che abbiamo imparato, dobbiamo scegliere qualcosa che noi pensiamo che può fare un cambiamento a casa. Quindi ognuno di noi abbiamo scelto un progetto. Come io voglio fare un progetto sulla formazione dei giovani, perché prima di venire qua ho lavorato con i salesiani per quasi 9 anni. Anche io ho avuto l'esperienza di fare insegnare a casa per 5 anni su matematica e anche fisica. Ma quindi ho già avuto l'esperienza di lavorare con gli altri. Ma qui a Ronine questo è sviluppato grande. Quindi voglio fare prima una formazione sulla gestione dei conflitti personali, perché non possiamo dare quello che non abbiamo. Se i giovani non hanno niente dentro, loro non possono cambiare niente vicino a loro. Quindi iniziamo con loro. Perché ho scelto di lavorare con i giovani? È così. Loro stanno crescendo. Loro solamente sentire l'informazione dalle persone anziane, o sage, come abbiamo detto oggi. Saggi. Invece di dire di vecchi. Quindi per loro è più facile per loro di accettare la percezione diversa di loro. Possiamo crescere insieme, possiamo vedere il mondo in una percezione diversa. Quindi vogliamo portare questo a casa per loro di capire loro stesse. Quindi possiamo iniziare da lì e fare le cose importanti per il nostro paese. Il mio messaggio da qui a casa è per mostrare a loro che nella diversità ci saranno due cose, la bellezza e anche la forza. Grazie. Prima di passare la parola a Alexandre, vorrei un attimo spiegarvi, no? Come è il percorso, molto velocemente. Il primo anno, quindi junior, vengono a Rondine e fanno il lavoro su se stessi, quello di cui vi ha parlato molto bene Steven. Il secondo anno è un lavoro un pochino più orientato al futuro, quindi lavorano sul progetto, no? Quello che ci diceva il progetto educativo di Steven, e che può avere tre differenti direzioni: quello educativo, quello imprenditoriale e politico. Hai capito prima? E quindi sono queste tre linee, sviluppano insieme a dei progettisti a Rondine che poi continueranno a seguire le rondini d'oro, come chiamiamo gli studenti che sono passati da Rondine. Invece quelli del quarto anno di cui vi parlavo prima, che mi sono dimenticato di dirvi che sono tutti italiani, è un progetto per studenti e studentesse italiani, si chiama Il Ritorno a Itaca. Quindi il progetto Ulisse è quello che fanno un anno a Rondine, e il progetto Itaca invece è quello di quando tornano a casa, e le rondinelle d'oro, a differenza delle rondini d'oro, che sono i grandi, cercheranno di sviluppare. Poi dopo vi dirò altre cose su questo che magari possiamo anche creare, state in contatti. La parola ad Alexandre che arriva dalla Georgia. Se hai problemi con l'italiano, visto che è poco che è qui, siamo qua. Provo a parlare in italiano, ma mi dispiace per il mio italiano, sono arrivato 7 mesi fa, in luglio. Ho studiato italiano per 3 mesi e ora studio conflict management and humanitarian action in Siena. Questo è il master. Sono laureato in relazione internazionale e business administration and marketing anche. Sono qui per raccontare il mio storia.
Come ho detto, mi chiamo Alexandre e vengo dalla Georgia. Il paese che si trova nel sud del Caucaso e sono uno studente junior di Rodne, Cittadella della Pace. Dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, la Georgia divenne indipendente, ma iniziarono i conflitti interni. Sono venuto a Rodne, Cittadella della Pace, per aiutare la patria e dare un'occhiata al conflitto da diverse prospettive. I fantasmi inseguono le nuove generazioni e ci stanno costringendo a tornare alla guerra. La guerra che è avvenuta decenni fa. La guerra in Abkhazia. È avvenuta 27 anni fa, ma abbiamo ancora le cicatrici. Dopo lo scollimento dell'Unione Sovietica, la regione georgiana, sostenuta dalla Russia, desiderava l'indipendenza. Era il momento vitale. Dissolvendo l'Unione Sovietica, con essa 15 repubbliche in cerca di indipendenza. Inoltre era il momento cruciale per quelle nazioni che dovevano imparare a risolvere i problemi da soli. E se siamo in grado di dire che la Georgia non ha risolto il problema, mentre il russo dall'altra parte lo stava intensificando. Abbiamo perso l'unità che abbiamo avuto per secoli e questo è il fatto più straziante. Ci sono diverse ragioni per il conflitto, ma i fatti sono ovvi. I fatti che mostrano oggi al mondo e ci hanno gonfiato il cuore quando gli amici sono diventati nemici. Chi non cerca la morte ma difende i propri interessi. Dopo tre anni, sono nato. Non sono stato nemmeno sulla terra, ma mi ha ancora inseguito. Dopo tutti noi, e ancora non siamo in grado di trovare il pezzo se il mondo oscuro. Dopo tutto è governato dalla politica, dall'economia, capitalismo, autoritarismo e dai soldi. Dico da molto tempo che non ho un legame diretto con la guerra, ma mi sono spagliata e cieco. Lì morirono migliaia di soldati da entrambe le parti per la loro verità. Nonostante sia passato molto tempo, fa la mia generazione è cresciuta con la storia raccontata sull'Abkhazia. Come i miei nonni con i loro figli trascorrevano l'estate a Suhumi, o le storie raccontate dai miei genitori come hanno perso i loro amici intimi in guerra. Condividevano storie di vacanze a Suhumi, erano spaventanti della sua bellezza e unicità. Ma all'improvviso con queste storie stavano arrivando sentimenti di dolore, perdita, infelicità di guerra, famiglie distrutte, famiglie che lasciarono la Georgia o quella che camminava a piedi durante l'inverno per arrivare a Tbilisi. Le famiglie che hanno vissuto nelle scuole e negli asili, mentre il governo sosteneva la corruzione. Ci sono ancora famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà e le ho incontrate mentre andavo all'università. La Georgia ha percorso una lunga strada e si è sviluppata, modernizzata come mai prima di ora. Ma sembra ancora che le cicatrici si stiano allargando. Contusioni, io vivo con luto, tristezza, odio e ancora con la speranza per un futuro migliore.
sono davvero felice di essere qui e condividere la storia mia con voi. Grazie. Mi dispiace per il mio italiano. Ok, allora se avete domande, gli studenti sono qua, anche io se avete domande. Allora io intanto rifarei un bel applauso a tutti. E poi intanto ecco, possiamo, se abbiamo domande, se abbiamo cose da chiedere, penso che sia, avete già una domanda alzata, molto bene, però penso che sia una bella ricchezza averli qui con noi in questo momento. E adesso abbiamo anche il microfono, lo facciamo girare. Grazie. E vediamo, ecco, un paio di mani ci sono. Innanzitutto vorrei ringraziarvi di essere qui. Inoltre ho una domanda per tutte e due, sia per Steven che Alex. Se potreste raccontarci un'esperienza significativa che avete vissuto a Londra, qualcosa che ha meaningful experience that you think. Come ho detto, sono arrivato in luglio e sono stato il primo studente che è arrivato da juniors e dopo è arrivato la mia amica Sharizan da Abkhazia e lei è mio nemico, diciamo nemico, ma non è. Sì, è come ho visto lei, ho sentito che lei è mio amica, non è nemica, e questo è molto importante per me perché non ho visto una persona che vive in Abkhazia e ho visto quando sono arrivato in Londra e ho visto anche studenti che vengono da differenti parti del mondo e per me incontrare con Sharizan, questo è molto importante. Ok, è così. C'era una cosa che ho detto prima, che abbiamo due persone, possiamo avere due persone da due parti che vivono vicino a loro, che loro non possono incontrare. Questo è uno. A Rondine si fa quello. Allora, per me, personalmente, in Nigeria, come ho detto prima, a causa dell'informazione che abbiamo ricevuto per tanti anni, ci sono due tribù che loro non passano tempo insieme. Il mio, anche il tribù di una ragazza che vive a Rondine adesso. Sai che noi non abbiamo la guerra o il conflitto esterno e interno. Quindi è così. Quando, perché lei è la stessa generazione con lui, l'anno scorso che loro sono arrivati, quando lei fa, perché normalmente dobbiamo andare in Nigeria per fare l'intervista con loro, per fare la domanda anche, per capire loro stessi, se loro possono vivere con noi, nel senso che loro possono vivere l'esperienza a Rondine. Sai che sono diventato il suo
come si dice, modello oppure mentore. Era difficile. Ma perché ho passato un anno a Londra, il mio pensiero è cambiato. Perché non posso aspettare per capire le altre persone? Quella persona ha una testa come io, due mani come io anche. Quindi, cos'è la cosa che è diversa? Allora, volevo scoprire questo, quello che ho fatto. Iniziare a parlare con lei. Quando lei sono arrivata qui, c'è una cosa che noi... Quando lei è arrivata qua in Italia, c'è una cosa che noi facciamo a Rondine. Rondine fa così. Se il tuo proprio nemico viene, tu sei la persona che vai per accogliere quella persona. E quindi è il primo passo. Allora così anche era così per me. Quindi sono andato, abbiamo salutato insieme, abbiamo parlato. Lei è una musulmana. Io sono un cristiano. Anche il suo tribù. Tribù è una parte. Religione è anche un'altra cosa. Ma ero la persona che aiutava di capire l'italiano, che era difficile. Quando lei ha una domanda, sono la prima persona che lei viene per parlare. Questo per me, non lo so, non c'era la parola per spiegare questo. Ma se possiamo fare questo qui, perché non possiamo fare a casa? Abbiamo scoperto che quella persona che siede vicino a me, mangi come io, parla come io. Quindi qual è la nostra problema? Abbiamo ricevuto questa conoscenza, quindi è quello che noi abbiamo pensato di fare anche gli altri. Come si fa questo? Lo so, sappiamo già che non sarà facile, è una cosa necessaria. Quindi è quello che ho passato, ho vissuto a Rondine. Grazie. Ciao, anzitutto complimenti per l'italiano, perché io ho vissuto in un paese straniero e so cosa vuol dire cercare di fare un discorso in un'altra lingua. È veramente complimenti. Grazie. Lo pensavo mentre parlavo. E, volevo chiedere, una volta finito il percorso, una volta tornate a casa, quali sono i modi, diciamo, concreti, degli esempi con cui potrete diffondere quello che avete imparato a Rondine? Allora, ti spiego, perché tra 3 mesi sentivo ritornare a casa. Ho messo devo, cioè perché c'è un motivo perché ho detto devo. Come ho detto prima, non possiamo ottenere quello che abbiamo imparato qui per noi, no. Sembra come siamo un po' egoistici, no. Prendiamo a casa, dobbiamo condividere. È così. C'è un amico che ho a Rondine, non posso dire amico, è un fratello. E la cultura di loro fanno qualcosa. Se vai a un posto, tieni con te 2 zaini. Uno è per dare le cose che hai portato, il secondo è per prendere quello che hai imparato, anche hai ricevuto. Quindi facciamo quello, andare a casa con questo. Allora, come ho detto, volevo fare qualcosa riguardo alla formazione. È così. Vogliamo iniziare dalla nostra comunità. Come ho detto, ti ho detto prima, non vogliamo cambiare i paesi di subito così, non è possibile. Ha bisogno di tempo. È come i pianti.
metti sulla terra con tempo, ha bisogno di mettere acqua, ha bisogno del sole, ha bisogno di tutte le cose per questo di crescere così. Cosa che io voglio fare? Parlo con questa gente, con quella persona, lui parla con gli altri e così, vai così. Davvero sarà difficile. Sarà difficile. Sempre quando facevamo questo tipo della conferenza così, c'è una domanda che loro mi chiedono, che come vuoi fare questo a casa? Noi sappiamo qualcosa, che la nostra percezione è diversa adesso. Siamo diversi. Per ritornare a casa, loro sono come abbiamo lasciato. Quindi dobbiamo sapere come si fa. Per noi a Rondine, a causa che abbiamo fatto una formazione sul leadership, se vuoi condividere quello che hai nella testa, tu devi pensare come gli altri. Noi non siamo solamente leaders, ma anche siamo seguaci. Sono un po' fortunato perché la mia comunità siamo così, non c'è un leader, siamo co-leader. Quindi siamo così. Inizio da una scuola, vado lì a fare una formazione a loro. Lo so che non posso andare in tutti i posti nel paese, quindi ho scelto un po' un piccolo gruppo così. Io voglio fare qualcosa. Se io parlo con forse un giovane nella scuola, quella persona alle fine del giorno vado a casa a giocare con i suoi amici. Attraverso di giocare, ho incontrato qualcuno che parla qualcosa così. E così lui ha detto, è vero, va bene, proviamo. Io non posso andare tutti nelle case di ogni cittadino di Nigeria, no. Ma possiamo fare qualcosa, quello che è importante. Se noi diciamo no, niente può succedere. Quindi è un passo che io vorrei prendere. Grazie. Posso fare una domanda, però non c'è tempo di essere la risposta. I conflitti più grandi, religiosi, politici e sociali? Io però non posso aspettare la risposta. Non c'ho problemi di celebrazione. Buonasera a tutti. Grazie. Sono arrivato alcuni mesi fa, ma non so al 100% cosa voglio fare quando ritorno a casa, ma voglio aiutare nuove generazioni per capire il mondo e per capire il conflitto, quale conflitto in Georgia, e voglio dire a loro che ho già cominciato a parlare con la persona che vive in Abkhazia, come ho detto si chiama Sharizan, e voglio dire a loro che loro anche possono parlare, iniziare a parlare con loro, con altra parte di conflitto. Perché è molto importante capire cos'è conflitto e provare a risolvere. Posso aggiungere una cosa? Allora, come lui ha detto, il nostro capo. Il nostro amico anche è così amico sì. È così, a Rondine abbiamo 2 anni, il primo anno è per sviluppare la nostra competenza, anche la personalità, quello che è importante molto, e il secondo anno
iniziamo a lavorare sul progetto. Normalmente, prima di venire, tu devi avere un'idea di quello che tu vuoi fare, ma anche sappiamo che con le cose che vediamo sempre, ogni giorno, possiamo aggiungere alcune cose, anche possiamo cambiare il progetto. Quindi a questo tempo lui già ha l'idea, ma il secondo anno loro inizieranno di fare le cose riguardo al progetto. Quindi quando lui ha detto, adesso non sono sicuro, è così, l'idea c'è, ma lui ha bisogno di un tempo per anche per sviluppare questo. E c'è una cosa che io ho dimenticato di dire prima, abbiamo lanciato qualcosa 2 anni fa, perché noi a Rondine abbiamo capito qualcosa, se Rondine lavora con solamente gli studenti dai paesi che ha il conflitto, ma abbiamo pensato se lasciamo i paesi che ha conflitti, possiamo lavorare anche gli altri paesi. Perché, guardi, nel programma ho visto qualcosa riguardo il cambio di climatici, sì? Sì. Tanti anni fa c'erano tante persone che hanno detto qualcosa riguardo a questo, ma nessuno ha sentito. Ma oggi vogliamo fare le cose per risolvere l'impatto di qualcosa che avevamo un'opportunità di risolvere tanti anni fa. Quindi non vogliamo prendere anche questa strada sbagliata. Vogliamo iniziare da oggi, non dobbiamo aspettare da quando loro anche hanno il conflitto prima di fare qualcosa. Quindi abbiamo lanciato una campagna che si chiama Leaders for Peace, Leader per Pace. Vogliamo fare questo che noi facciamo adesso in diversi paesi. E come noi adesso, a questo momento, siamo un modello per fare le cose più grandi. Quelle che noi abbiamo fatto internazionali. Grazie. Mentre qualcun altro magari si prepara, io volevo fare una domanda molto pratica, molto operativa, un po' arida forse, ma è questa. Sono molto interessato a capire come funzionate, cioè siete un'associazione, una cooperativa, avete volontari, avete personale pagato, quanti studenti contemporaneamente riuscite ad accogliere, ci sono delle rette, mi sembra, insomma, vorrei capire bene come funziona, la domanda è a lui, esatto. Siamo lo studentato internazionale, quindi quello a cui appartengono loro, il quarto anno e i progetti più grossi appartengono all'associazione di Rondine. Collegata all'associazione c'è anche una cooperativa di servizi che è molto piccola e essenzialmente lavora a Rondine, quindi la mezza, la cucina, e la manutenzione. E ci sono varie persone con disagi inseriti, disagi psichici, psichiatrici o vari sindromi che lavorano in questa cooperativa. E gli studenti internazionali sono, a seconda degli anni, però si va dai 25, 26 fino a 35, 36, a volte non oltre 40 appunto. Invece nel quarto anno sono una classe, se non sbaglio, 27 sono quest'anno, e nessuno paga niente di loro che partecipano. Quindi niente significa che non spendono niente per l'iscrizione all'università, non spendono niente per vitto, alloggio e Rondine, hanno il viaggio di andata e ritorno pagato, uno se non sbaglio, e hanno delle spese loro che sono quelle della vita di tutti i giorni, giusto? Chi paga queste rette? Sono il quarto anno, per esempio, è finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e come si chiama? Ricerca. Altrimenti abbiamo vari finanziatori, donors privati, fondazioni e anche il governo. E con questa campagna Leader for Peace, il governo, per esempio, italiano è stato il primo a donare il costo di 5 fucili che costano tanto, però
E poi ci sono alcuni soldi, ci arrivano anche dagli stati di provenienza. E per esempio di notte sono in autogestione, esatto. Personale di notte sono allora i ragazzi grandi dello studentato sono in totale autogestione, cioè invece quelli del quarto anno vanno a dormire al convitto ad Arezzo, che è a 12 km da Rondine, quindi vanno in città. Abbiamo negli ultimi anni specialmente si è sviluppato molto anche Rondine da un punto di vista organizzativo, quindi abbiamo persone che ci lavorano come me a tempo pieno, part time, abbiamo vari uffici, c'è l'ufficio comunicazione, l'ufficio educazione che è quello che fa direttamente l'organizzazione e la gestione dello studentato, abbiamo l'ufficio del quarto anno, l'ufficio fundraising, la direzione. Sì, siamo strutturati abbastanza bene, tutto fa capo al presidente Franco Vaccari, che è il fondatore e l'ispiratore. Da qualche anno la presidenza si appoggia molto sulla direzione, quindi ci sono tre direttori, che è l'ufficio logistica, l'ufficio comunicazione e l'ufficio educazione. Sotto di loro ci sono i vari uffici dipendenti, siamo, se non mi sbaglio, 20 e... Sì. Strutturata abbastanza, se ho risposto. C'è un'età per accedere oppure qualsiasi? Un titolo di studio, occorre qualcosa? Allora c'è tra 21 a 27 adesso, perché per la mia generazione abbiamo qualcuno da anche 30 anni, ma Rondine ha fermato quello. D'accordo. Quindi adesso è 21, 27. Prima di 21 non possono essere ancora. O di bene, perché sei tu poi venire. Io opero in Uganda, no? Quindi avremmo molti giovani da poter anche mandare. Anche però per la mia generazione normalmente abbiamo detto 21-27, ma a volte in diversi paesi possiamo trovare le persone che noi sentiamo che è giusto per questa esperienza, che è 28-29, quindi prendiamo quella persona, è così. L'età è per avere, aiutarci di tagliare le persone candidate, ma non significa che se noi abbiamo trovato qualcuno che ha abbastanza conoscenza, abbastanza conoscenza di quello che noi facciamo, allora possiamo accettare anche quella persona. Benissimo, grazie. Grazie. Come dico, in Uganda ce ne sono tanti che hanno piacere di informarsi, studiare, no? Quindi potremmo mandarne alcuni, insomma. Grazie. Vorrei aggiungere una cosina rispetto a questo. L'età è questa, che diceva Steven, e normalmente il percorso che devono fare gli studenti è un percorso post-universitario, quindi un master. Sì. Okay. Però stiamo ovviamente cercando, e approfitto per dirlo a lei, ma anche per dirlo a tutti, a tutte, che i contatti ci interessano molto, specialmente per paesi da aprire, per esempio l'Uganda, quindi se ci lascia il contatto ben lieto, grazie, perché probabilmente possiamo, no? Ci interessa aprire altri paesi, ripeto, in Africa in particolare. E questo vale per lo studentato, quindi per l'estero, ma vale anche per l'Italia, quindi come abbiamo i genitori, abbiamo degli studenti e delle studentesse, anche delle Marche, quindi devono fare il percorso, come dicevo prima, il progetto Itaca, no? Di rientrare, quindi se qualcuno ha idee e ci vuole lasciare contatto, grazie mille. Certo, eccoli qua, ne approfittiamo per far parlare anche altri due diretti interessati, il microfono, vi lascio volentieri il posto. Salve a tutti, noi siamo genitori di Andrea e Giorgia Righi.
siamo di Pesaro e i nostri figli hanno fatto entrambi il quarto anno d'eccellenza a Udine. Andrea ha incontrato questa opportunità per caso, perché quell'anno lì era l'anno in cui si apriva il primo anno del quarto anno di eccellenza a Udine. Come è strutturata fondamentalmente Rondine? Rondine è nata dal progetto nel 1998, come vi hanno raccontato fino adesso, dallo studentato internazionale, quindi loro provengono da tutti i paesi del mondo, vengono in Italia a fare un master per conoscere e soprattutto per conoscere il proprio nemico, destrutturare il nemico, riuscire a avere questo conflitto costruttivo per poi tornare nei loro paesi e quindi diciamo diffondere, aiutare a prolificare questo modo di vedere attraverso l'apertura a volte di imprese, nella politica, nella scuola, come vi hanno raccontato. Dopo un po' di questa esperienza il presidente Franco Vaccari ha approvato questa sfida di fare il quarto anno a Udine, invece di andare con Intercultura all'estero, di farlo in Italia, quei ragazzi di 17 anni di tutta Italia, quindi provenienti da tutte le regioni. Cosa fanno? Vivono un anno assieme, vanno a scuola loro a Rondine, perché a Rondine c'è una piccola scuolina formata quindi da un'unica classe, un'unica aula. Loro stanno tutto l'anno, cioè fanno il percorso curricolare scolastico tutti assieme, mentre i ragazzi dello studentato vanno a studiare a Siena e abitano Rondine, quindi loro abitano la notte, il pranzo, eccetera. I ragazzi del quarto anno studiano a Rondine e la sera vanno in convitto ad Arezzo, perché essendo minorenni non hanno la possibilità di autogestirsi. Cosa incontrano però i nostri ragazzi del quarto anno? Incontrano il mondo in quel borghettino che avete visto prima dal drone, che è veramente piccolo perché sono 10 case. Lì trovano il mondo, perché trovano i ragazzi dall'Africa, dall'Asia, dall'America, li trovano ebrei, musulmani, atei, cristiani, e trovano tutta l'Italia, perché l'Italia va da Piemonte alla Sicilia, Sardegna, la Puglia. Ci sono quest'anno 17 regioni su 21 rappresentate a Udine. La mattina fanno il percorso curricolare, perché i tre licei scientifico, classico e psicopedagogico? Perché hanno una base di materie comuni che fanno assieme all'interno dell'aula. Poi si dividono nelle varie stanze di Rondine e fanno poi gli approfondimenti di fisica, greco, latino, a seconda poi del proprio indirizzo. Il pomeriggio fanno il percorso Ulisse, percorso di conoscenza come il loro, di se stessi, degli altri, del mondo, per riuscire ad avere uno spirito critico in quello che si presenta. Sono ragazzi di 17 anni, sono curiosi, sono vivaci, sono stimolati, hanno prospettive di futuro, quindi questo insieme di informazioni e di stimoli sicuramente li muove molto. Quando tornano a casa hanno tutti lo stesso problema: le rondini d'oro e le rondinelle si trovano un pochino spaesate, perché sono cresciute a una velocità un po' diversa, in un modo un po' diverso rispetto a chi avevano lasciato. Però è quello che devono riportare questa costruzione. Sull'Italia diventano a quel punto dei gruppi collegati da questo progetto Itaca, che adesso è stato finanziato da Vodafone, per cercare di riportare nel territorio quello che serve, diciamo, ai vari territori, l'esperienza fatta. C'è chi ha aperto degli incontri, dei gruppi di studio, dei workshop, chi ha provato a modificare le lezioni a scuola in maniera tale di essere più attivi. Quindi ognuno cerca di riportare qualcosa nel proprio territorio. È un'esperienza interessante. Il quarto anno è finanziato per la maggior parte con borse di studio, e una piccola parte a volte non riesce ad accedere, ma i finanziatori continuano a cercarli. E a noi è un'esperienza che ha aperto il cuore, noi ci siamo capitati per caso, perché veramente non la conoscevamo, ci siamo innamorati nel 2015, ci siamo innamorati in una maniera impressionante. Franco Vaccari è una persona che
vede il futuro, oltre il futuro, credo. Tutti a giugno c'è un evento di 4 giorni Utopic che vi invitiamo a venire a vedere, dove ci saranno le rondini senior che ci lasceranno, le rondinelle d'oro, lo stesso, perché le rondinelle logicamente tutti gli anni cambiano, fanno solo il quarto anno, quindi tornano a casa. È un'esperienza veramente grande, è veramente strano vedere come, perlomeno per quello che mi riguarda, io ho sempre cercato di evitare la parola conflitto. Io i conflitti non li affrontavo, se le cose non andavano non affrontavo il conflitto, cambiavo persona. E invece con loro ho scoperto che il conflitto è una cosa molto bella saperla gestire. Non perdere l'occasione di perdere una persona, la relazione con una persona, perché non si sa come affrontarla. E invece qualsiasi cosa è affrontabile ed è una cosa che fa crescere tanto. A noi ci ha fatto scoprire veramente il mondo, perché loro ormai li vediamo quasi tutti gli anni, il loro passaggio, e ci piace veramente tanto. Grazie. Grazie. Farvi capire quanto è grande il progetto di Rondine, non so, avrete sentito da Fazio qualche settimana fa, Liliana Segre ha deciso di fare l'ultima testimonianza a Rondine, proprio perché conosce insomma, il mondo di Rondine e l'ha giudicato veramente valido. L'ultima cosa, se qualche ragazzo che conoscete del terzo anno volesse fare domanda di ammissione a Rondine per il quarto anno, il bando è aperto in questi giorni. Basta mandare semplicemente la richiesta con delle lettere di presentazione di persone che la conoscono, professori, capi scout, catechismo, insomma chi comunque conosce un pochino la persona. Viene fatta una selezione, non viene fatta una selezione per reddito, non viene fatta una selezione per voti scolastici, viene fatta una selezione di eccellenza, ma come dice Franco Vaccari, di eccellenza di chi ha voglia di sporcarsi le mani e di mettersi in gioco. Quindi poi, anche perché i ragazzi poi staranno un anno là assieme, quindi valutano un po' le caratteristiche diciamo personali, ma anche in questo non prendono solo i leader, non prendono solo le eccellenze, ma anzi cercano all'interno della classe di portare un po' tutte le personalità, anche quelli che magari si sentono in difetto, si sentono più in difficoltà, appunto per creare un gruppo disomogeneo da riuscire a far andare a costruire durante l'anno. Grazie. Posso dire qualcosa? Per chi pensa che siamo solamente una struttura, avete visto che noi siamo una famiglia. Se non vi abbiamo detto che loro sono i genitori, pensate che loro lavorano con Rondine. È così, siamo una famiglia. Grazie mille. Grazie. Grazie. Io ho una curiosità che adesso vi dirò. Vi ringrazio per questa testimonianza che è veramente interessante. Mi sembra un progetto educativo veramente stimolante e anche sull'onda del fatto che noi abbiamo avuto una fila che ha frequentato il Collegio del Mondo Unito, che è un progetto internazionale. La nostra fila ha studiato 2 anni in India, gli ultimi 2 anni del liceo. Mi sembra il completamento il vostro progetto rispetto a quello che appunto ho vissuto la sua figlia, perché intanto riguarda un percorso di studi più avanzato, dove già si possono, come abbiamo sentito, dove si può già progettare il futuro e si può veramente essere ad un passo dall'impegnarsi nella vita, la vita adulta, chiamiamola adulta, insomma, in cui veramente si può fare la differenza. Mentre nel caso di nostra figlia si restava a livello di fine liceo prima di fare il balzo, poi magari per gli studi universitari. Quindi mi sembra bellissimo questo completamento, questa arrivare così vicino insomma, al nucleo dei problemi e così di fianco a dove
si può decidere di essere la differenza nel mondo. La mia curiosità, ecco, riguarda come viene la selezione, poi alcune domande sono già state fatte, ecco, avevo anch'io la curiosità sul finanziamento, ma mi piace sapere, piacerebbe sapere come selezionate le persone. Adesso l'ho sentito per il liceo, ma per quanto riguarda voi più grandi, come selezionate? Chi vi dà, cioè, a vostra discrezione, avete dei criteri particolari? Grazie. Prima di dire qualcosa, per favore, anche noi siamo qua con un zaino per portare qualcosa da voi, nel senso della vostra conoscenza. Se avete le cose da dire a noi, per favore, non solamente una domanda. Allora, grazie per tutte le cose che hai detto. Fa così a me. Riguardo la scelta, è così. Abbiamo iniziato con il bando, normalmente, abbiamo applicato, fai tutte le cose, ci sono la richiesta è primo, se tu hai studiato all'università prima, perché dobbiamo fare il master qui in Italia, come io ho fatto. Secondo, c'è un bracket così per età, come ho detto prima. Dopo quello faremo l'intervista per tutti i candidati che a questa età hai passaporto internazionale, le cose che hai iniziato, hai bisogno di venire fuori dal suo paese. Come ho detto, il certificato che mostra che tu hai fatto qualcosa riguardo leadership, non deve essere qualcosa grande anche nella tua comunità, età, cioè se hai frequentato alla scuola, benissimo. Facciamo l'intervista. L'intervista è così, per me ero solo la prima, siamo due da Nigeria, siamo la prima generazione da Nigeria, è la prima volta, quindi non lo Stato in ordine non sono andati in Nigeria per fare l'intervista, abbiamo fatto su Skype. Immaginate che abbiamo parlato per un'ora e 30 minuti su Skype, che le domande. Le domande per capire chi sei. Anche loro sanno che attraverso le domande nessuno può capire le persone veramente. Ma dopo che abbiamo fatto quello, le domande non erano le domande normali. Le domande che per noi si chiamano le domande aprile. Aspetta, se io ho chiesto qualcosa, no, tu non puoi dire sì, no, tu devi parlare. Durante, se tu fai quello, non te ne fai così. Allora, dopo quello abbiamo fatto il test. Un test psicologico, sì, non so come si dice in italiano, ma dobbiamo fare quello. Questo è molto utile per ordine di scegliere le persone. Mostra tante cose che noi possiamo nascondere dietro. Al fine, quando abbiamo parlato tra le persone, lo staff, possiamo scegliere due persone che noi pensiamo che loro possono vivere in una situazione così con gli altri. Perché davvero non è facile di trovare qualcuno che poi o vuole vivere con il suo proprio nemico. Per me, per la generazione adesso, che sono venuti da Nigeria, siamo andati in Nigeria per fare l'intervista, perché Rondine adesso sa un po', conosce un po' di Nigeria, quindi siamo andati con noi per fare l'intervista. Quindi gli studenti, anche noi partecipiamo nell'intervista, perché è noi che sappiamo i cittadini a casa, quindi ci sono alcune domande che loro fanno che noi possiamo fare in altro modo di capire le persone bene, perché pensiamo di cose. Quando la persona arriva da un paese, non solamente quella persona non rappresenta la sua identità, ma l'identità di tutti i paesi.
quindi noi aiutiamo l'ordine con la scelta, perché adesso stiamo facendo l'intervista con i nuovi studenti per questo anno, quindi noi partecipiamo di fare quello per scegliere gli studenti per questo anno. Grazie. Stiamo facendo interviste in questo periodo, dico due parole perché è proprio il mio compito di questo periodo. È una selezione abbastanza complicata per noi operatori, anche per loro che devono superarla, perché praticamente abbiamo tante domande da tutti i paesi. Il primo filtro è fatto con il colloquio, o su Skype, ma quando possiamo dal vivo la prossima settimana io andrò in Mali, per esempio. E quello è il primo filtro. Diamo una votazione, siamo in tre che facciamo l'intervista, diamo un voto e su quello e su ore e ore di discussione tra i tre presenti e spesso anche un studente senior o due studenti senior che sono coinvolti, cerchiamo di inquadrare un po' la personalità. Questa prima valutazione è basata sulla vita emotiva della persona, il concetto di comunità della persona, la preparazione sulla storia del paese di provenienza e il progetto. Sono essenzialmente questi quattro punti. Successivamente, fatto questo primo filtro, inviamo il test di personalità, che è Big Five, se qui c'è qualche psicologo o psicologa dovrebbe conoscerlo, e di lì c'è un altro filtro. E dopodiché prendiamo un grande tavolo, diamo tutti i fogli dei singoli candidati e discutiamo giorno e notte per 15 giorni e creiamo il gruppo. E come dicevano bene i due genitori, non è che cerchiamo solo leader o solo followers, cerchiamo di creare un gruppo. Questo è il lavoro poi più difficile della selezione, cioè cercare di immaginarsi un gruppo che possa vivere insieme per due anni. A volte va bene, a volte no. Però è questo. Grazie. Buonasera. Intanto grazie veramente della testimonianza. E volevo condividere con voi che io Rondine me la porto nel cuore perché il 12 marzo del 2005, con la seconda anno dell'evento nazionale dei giovani in servizio civile, il tavolo ecclesiale festeggiò San Massimiliano proprio a Rondine, e io avevo appena finito il servizio civile con la Caritas diocesana di Fano, e insieme al mio responsabile venimmo a Rondine, e l'aria, l'entusiasmo, il clima proprio che si respira è veramente bello. Inizialmente credi, cioè cerchi di capire dove ti trovi e chi sono con quelle persone. Poi ovviamente in quell'occasione c'era l'evento nazionale, quindi giovani di servizio civile da tutta Italia, dirigenti ecclesiali. Però mi ricordo di essere tornata a casa con tanto entusiasmo e anche con un voler continuare e puntare sui giovani. Questo mi ricordo proprio questa cosa. E quello che faccio io adesso è quello di accompagnare i ragazzi in servizio civile con la Caritas diocesana e di provare, no, a far passare la difesa della patria in maniera non violenta, servendo i più poveri, i piccoli, attraverso un servizio con i minori, nel centro d'ascolto, attività di educazione alla pace mondialità. E la mia curiosità è se in Italia o in altri posti del mondo esiste una cosa simile a Rondine, o se siete unici. E l'altra è se è possibile, oltre, no, all'evento che dicevano prima di giugno, eccetera, visitarvi, no? Quindi
venirvi a trovare e stare qualche giorno, un po' di tempo per poter capire, per poter anche per acquisire, no? Alcune competenze, alcune capacità. Grazie. Grazie mille. Ok, è così. Rondine è solamente in Italia. Rondine. Siamo in Italia. Uno solo. Ma abbiamo un rete. Al fine del nostro percorso andiamo. E così, se tu vieni a Rondine, c'è un monumento che abbiamo che mostra Rondine va in direzioni diverse. E per mostrare quello che noi facciamo. Quando ritorniamo a casa, diventiamo Rondine lì. Siamo il messaggio di Rondine. Quindi, con quello che il Presidente ha detto, non c'è bisogno di avere Rondine lì quando siamo lì. Ma è meglio che Francesco dire un'altra cosa. No, credo che sì, è sicuramente vero così. Esistiamo solo ad Arezzo, a Rondine, che è il nome di, appunto, del borgo. Però ci interessa molto fare rete, quindi vi ripeto un'altra volta, lasciateci i contatti perché sono ben graditi. Rispetto al fatto di poterci venire a trovare, sì, ovviamente si può venire, ci sono tante persone che vogliono venire, e per esempio gli Open Day, che sono questi giorni in cui Rondine mi apre, a scuole, a comunità e a vari gruppi, da qui a settembre siamo già pieni, perché insomma è anche una, cerchiamo di capire quanto, no? Investirci, non c'è un ufficio, ci vorrebbe un ufficio che facesse solo questo e al momento non, è, non c'è, e poi anche sarebbe impossibile aprire troppo spesso perché altrimenti ne va di mezzo la formazione. Però se volete portare dei gruppi, in particolar modo, no? Anche questo tipo di gruppi con cui vi sembra che tu lavori, bene, benissimo, basta contattarci e venire. E per singoli o per coppie, insomma, si può venire, ovviamente non è un luogo turistico, no? Quindi si lavora. Loro lavorano tantissimo, cioè hanno pochissimo tempo libero. Veramente poco, lavorano tantissimo, e anche noi che si lavora lì, quindi ecco questo. Però Rondine è assolutamente un posto aperto a chiunque, certo. Una domanda, accogliete i rifugiati? Al momento no. Perché non possono tornare nel loro paese? Per questo principalmente, sì, perché l'obiettivo è proprio quello, no? Che poi, come dire, c'è anche, alcuni degli studenti vogliono poi rimanere in Italia, no? Perché per varie motivazioni, non è che noi li possiamo obbligare, no? Sono nel tuo paese, però nel colloquio si cerca di capire anche questo, qual è il tuo interesse poi a tornare al tuo paese, poi anche i rifugiati in un gran progetto, no? un tipo di accoglienza molto diversa da quella che ha Rondine. Non c'è questo la necessità di essere di avere lo status di rifugiato per essere appunto. Io vorrei chiedere, sono un insegnante, e eventualmente portare un gruppo classe sarebbe possibile fare sentire la testimonianza di questi ragazzi, tipo quella che c'è stata stasera? Io sono insegnante di un istituto tecnico, qui ho già capito che il quarto anno sarebbe per aggiungere i ragazzi del tecnico. Però come conoscenza, anche questa esperienza, potrebbe essere replicata anche facendo una visita a Arezzo? Può essere replicata facendo una visita a Rondine, in questi Open Day o nei campus,
particolar modo sui campus estivi, che però per quest'anno non viene, oppure come siamo venuti qui andiamo anche noi nelle scuole, ci troviamo, sì. Quindi se volete vi lasciamo il nostro contatto che trovate anche su internet ovviamente, oppure lasciateci il vostro molto volentieri. Poi per i ragazzi pensiamo anche dei laboratori, no? Delle attività più dinamiche, si gioca lavorando su queste ovviamente tematiche del nemico, del conflitto, della relazione e politica. E potresti aggiungere qualcosa in merito al ruolo della religione, se è un aiuto o un ostacolo nella vostra esperienza? Grazie mille. Davvero non possiamo separare la religione dalla nostra vita, fa parte. Come io, non possiamo dire che il nostro conflitto è politica o politici, etnici o religiosi, mai, perché è così, c'è legato tra di loro. Per me, per esempio, in Nigeria, la gente crede grandissimo sui capi religiosi. Quello che loro dicono a volte, anche se non è vero, loro credono perché viene da loro, da lui. Quindi la religione ha grande parte, grande ruolo di aiutarci di migliorare delle cose a casa. Come io, il mio progetto, ho detto che sarà basato sulla formazione, anche io voglio lavorare con i capi religiosi, perché io ho capito qualcosa, che se tu sei in un'azienda, il boss, il capo, forse tutte le persone che si seguono lui, no, loro non possono piacere lui davvero, ma lui può lavorare così. Lui deve cercare per qualcuno che loro ha rispetto per. Lavoro con quella persona per aggiungere l'obiettivo degli altri che è sotto lui. Per noi crediamo molto, come in Nigeria, io parlo di Nigeria, crediamo in religione. Quindi non possiamo dire qualcosa riguardo ai nostri conflitti senza di dire qualcosa riguardo alla religione. Quindi fa grande parte, anche ha il ruolo di aiutarci di cambiare le cose. Perché ho detto prima che per noi l'informazione che abbiamo ricevuto è quello che fa problema tra di noi. Quindi da lì, se possiamo usare questa piattaforma, è una piattaforma di passare, di trasferire il messaggio positivo, possiamo cambiare le cose. Grazie. Mi è piaciuta molto una frase che aveva detto una ragazza nel video,
cui diceva: il mio compito è custodire me stessa e custodire la persona che ho davanti a me, no? Io mi sto frequentando con una persona che è cristiana, io porto il velo, quindi capite che sono musulmana, e questo è molto difficile da far accettare per entrambi, quindi non solo per me, ma per entrambi. E quindi il mio conflitto, che io non lo vivo come conflitto, sinceramente, perché oramai ci ho fatto esperienza, abitudine, ma è far capire, destrutturare il nemico. Prima che quella persona è cristiana, è una persona. Cosa fa? Chi è? Conoscila. Come si comporta nella vita? Come si comporta negli altri? Prima di vedere che è cristiano, ma che valore ha quella persona? Questo. Grazie mille. Come ho detto prima, in genere abbiamo problemi anche in conflitti, insomma, che è un po' collegato di religione. Ma io dico sempre, quando una opportunità di parlare così, come una piattaforma così, noi siamo nati in diverse religioni. Prima cosa, quando siamo nati, non abbiamo religione. E quello che abbiamo incontrato qui, è quello che abbiamo preso. Quindi, dobbiamo pensare prima agli ospedali, quando abbiamo un bambino. Se quel bambino dicono, io sono cristiano, no. Io sono musulmano, no. Ma adesso, abbiamo preso le religioni primo dei valori della persona. Questo fa un muro tra di noi per capire chi è la persona che noi diciamo non è una persona che possiamo incontrare. Come ho detto prima, c'è una ragazza a Rondina adesso, lei è musulmana, ma quando parliamo ci sono tante cose nella testa di lei. Lei parla come qualcuno che è molto intelligente. Se io voglio dire che lei è musulmana, quindi lascio lei, non posso vivere con lei. Oggi io dico che non posso imparare quello che ho imparato da lei, a causa di religione. Quindi davvero, grazie a quello che hai detto, per noi, se abbiamo l'opportunità, sempre diciamo agli altri, perché per noi siamo un po' fortunati di capire le cose da diverse percezioni diverse. Ci sono alcune persone che non hanno capito questo. Sappiamo che sarà difficile di cambiare la percezione degli altri, ma vogliamo fare qualcosa. Se anche noi facciamo le cose riguardo ai conflitti, siamo, come ho detto prima, non possiamo se dice che facciamo le cose riguardo ai conflitti, lasciamo le religioni, no. In tutti i diversi posti nel mondo oggi ci sono più conflitti a causa di religioni delle altre cose. Quindi per noi fa una cosa importante per noi anche di trovare un mondo per gli altri di vedere le persone come una persona, prima di una persona da una religione. Grazie. Grazie mille. Grazie delle cose che avete detto. Io sono venuta a Rondine i primi anni quando Franco Vaccari cominciava questa esperienza. E ringrazio Salvatore Fuggeri che ci ha portato, e con un gruppo di famiglie siamo venute lì, famiglie di tutti d'Italia, e ci abbiamo portato la speranza che si riesce a costruire la pace. Grazie, e adesso fate delle cose ancora più bellissime, spero di poter tornare presto a Londra.
Grazie. Grazie. Arrivederci, grazie. Allora, intanto, non so se ci sono altre domande, ma una ve la voglio fare io, intanto. Vi abbiamo ascoltato, penso che ci siamo emozionati molto, penso che sia stato un bellissimo pomeriggio, un bellissimo momento insieme. E la cosa che mi viene in mente, che vorrei chiedervi liberamente a chiunque di voi se la sente di rispondere, cosa possiamo fare noi adesso per aiutarvi, per sostenervi, perché ecco, io ho nel cuore, penso che con me tanti altri di quelli che sono qui, di quelli che hanno parlato, l'hanno espresso, che Rondine è una realtà bella, è una cosa che davvero è davvero un'esperienza concreta di pace. Questa è una scuola di pace, un modo per imparare a fare la pace, e questa io credo che sia davvero una bella esperienza. Come facciamo a sostenervi? Come possiamo fare? Dalla cosa più semplice, più banale, a quella più complessa. Come possiamo fare? Credo che la primissima cosa è, forse non ce ne sarà bisogno, visto un po' la platea, però iniziare, no, a spargere la voce che c'è la possibilità di guardare il proprio nemico, anche non necessariamente un nemico di guerra, con occhi diversi, no? È quello in cui immagino tanti di noi già ci muoviamo. E più praticamente entrare in rete con l'ordine è la cosa che credo ci possa legare e ci possa far rivedere. Quindi per esempio qui fuori ci sono dei fogliettini, se lasciate il vostro indirizzo entrate nella newsletter di Rondine, quindi gli eventi che facciamo vi arrivano direttamente sulla mail, oppure se volete in qualsiasi modo sostenerci e avete delle proposte potete farle qui ora, oppure a me o ai ragazzi dopo, quando è finito, oppure potete scriverci, oppure ci potete lasciare il vostro contatto e vi contattiamo noi. Ripeto, il nostro presidente è una delle persone più creative che io abbia mai incontrato nella mia vita, quindi sono progetti in continuazione, è una macchina a volte veramente impressionante, quindi ne produciamo noi, ma siamo assolutamente aperti a idee, proposte di qualsiasi tipo. Ci si può scrivere anche come soci e così prendere l'occasione per essere informati di tutte le cose che vengono da offrire. Sì, anche io voglio dire che se avete una piattaforma così siamo interessati di fare questo con voi, nel senso che come ho detto abbiamo imparato di più, quindi cerchiamo per una piattaforma di usare e condividere quello che abbiamo imparato. Quindi se c'è forse una scuola che voi pensate che loro devono sentire quello che abbiamo detto oggi, siamo contenti di andare per parlare anche per condividere quello che abbiamo passato, abbiamo vissuto. Grazie. E anche per il quarto anno, no? Come dicevo prima, abbiamo studenti e studentesse anche delle Marche, quindi se qualcuno ha delle proposte per il percorso Itaca, siamo qua. Allora, io penso che ci siamo, penso che vi possiamo fare di nuovo un bel applauso per te. Perché davvero siete stati preziosi, quindi ecco, vi ringraziamo nuovamente così e cerchiamo di tenerci in contatto in tutte le maniere, fuori per chi volesse ci sono anche dei libri su Rondine che è possibile acquistare, e ecco, comunque concludiamo invitandovi anche ai prossimi incontri
della scuola di pace, il prossimo sarà sabato prossimo, la ricostruzione incompiuta, parleremo della situazione nei Balcani, dagli accordi di Dayton fino all'oggi, alla rotta dei migranti, tutto quello che sta avvenendo. E poi salteremo sabato 22, andremo direttamente a sabato 29 e a sabato 7 marzo, poi avremo occasione di tenerci in contatto anche per questi. Quindi intanto vi ringraziamo per essere venuti, per aver partecipato, ci vediamo sabato prossimo. Grazie.